vi ho raccontato prima, vi faccio vedere velocemente il progetto che stiamo affrontando in questo momento, quindi non vi faccio vedere il progetto perché non sarà opportuno, visto che più o meno non ha ancora visto neanche l'amministrazione, però è un progetto per noi molto importante, che è la riqualificazione di quest'area industriale che si chiama Reggiani, che è un'area di 10 ettari all'interno di una, vedete che è molto vicino allo stadio, quindi questo se io ho preparato lo stadio perché ci piace non dovete venire a vedere la conferenza di presa che abbiamo per noi. Vedete, quindi vi racconto velocemente come stiamo affrontando questo progetto, che appunto si sviluppa su un'area di più di 10 ettari e oggi come oggi ha una superficie coperta di 45.000 metri. La cosa fondamentale che noi è subito molto indietro di biocamasti, perché è molto possibile, è che all'interno di questo comparto industriale ci sono tre edifici veramente iconici. Sono tre edifici di Bergonzo. Bergonzo è stato l'edificio più importante del Novecento in Italia, è curato perché è fascista, ha subito tutta la fila, insomma, come Luigi Moretti, come hanno fatto tutti gli architetti, diciamo, di quel periodo. È curato perché appunto è stato il progettista del Palazzo della Libertà, quindi del Palazzo Vittorio a Bergamo, che è un altro edificio meraviglioso. La sua vicenda è anche interessante perché appunto viene cancellato dall'albo subito dopo la guerra, ma vi ricompare giusto l'anno successivo perché vince il concorso per il Lido di Venezia, quindi diciamo, è talmente evidente la sua bravura che non viene più detto veramente nell'albo. Questo edificio, invece questo complesso industriale, è un intervento degli anni 60, di metà degli anni 60, e come vedete è presa in copertina, la copertina di Lotus, il numero 3 di Lotus. Questa foto si dice sia di Ghirri, anche non si sa bene se questa cosa sia vera o meno. Questo edificio fu molto pubblicato perché questa è un'industria tessile e lui realizzò una fabbrica verticale, cioè tutto il ciclo produttivo si sviluppava su quattro piani. Arrivava cotone e usciva tela chita, molto molto bella. Questo è il lato nord, che è completamente diciamo definito da questi brisolei verticali, quindi all'esterno sembra completamente opaco. Questo è il cortile di carico e scarico, mentre all'interno, adesso la mia foto fatta lì, quindi è meravigliosa, però si vede che è inquadrato tutto l'arco della collina di fronte, cioè veramente bellissima questa luce nord. Una delle poche cose che ho imparato da l'ho letto a Politecnico con Piero De Rossi, che insomma, non è proprio entrato nella storia della pittura, anche se gli è dovuto insomma, un riconoscimento per quello che ha fatto, per i suoi interventi a Berlino. Lui è stato allievo di Mollino e mi raccontava che è una cosa che diceva sempre per Stessia Isola, che dicevano che noi solitamente abitiamo le terrazze a sud, no? Perché ci serve un'isola più comune. Insomma. Lui invece diceva che, riportava queste parole di Garrett Isola, che noi invece molte volte abitiamo le terrazze nord, perché il terrazzo nord è il posto per cui si ha la vista migliore, perché tutto quello che si guarda è sempre illuminato, no? Quindi non è mai tutto. E effettivamente, diciamo, come in questo caso avete visto questa vetrata nota, ha una luce veramente meravigliosa tutto il giorno. Quindi tre edifici che lui realizzò furono quella fabbrica, questa che è la centrale termoelettrica, che è un altro progetto secondo me meraviglioso, un progetto che sembrerebbe di Steven Hall, e poi degli uffici, anche questi erano bellissimi. Fate conto che questa è la faccia sud, per cui tutti questi brisolei venivano azionati meccanicamente, per cui potevano ruotare, che potevano adattarsi alle condizioni di luce. La fabbrica è stata occupata diciamo, quasi per 10 anni, e ovviamente questo è lo stato della fabbrica
degli uffici in questo momento. Niente, questa era la scheda di piano, quindi il PCT attuale che riportava questa scheda, in cui danno questa indicazione di tre edifici, secondo loro, che dovevano essere salvaguardati, e poi la scheda sbagliata perché hanno messo un altro edificio del Napoli, così da vergogna. Questa è una dice abbastanza lunga su, diciamo, il dettaglio e la cura nella stesura di un piano, però la cosa fondamentale era questa, che a fronte appunto di 10 ettari di estensione dell'area la scheda dava la possibilità di realizzare 87.000. Quando è arrivato il nuovo committente, lui aveva forte di questa previsione di piano, ci ha dato questo input e noi abbiamo cominciato a lavorarci dicendo che una cosa forse questa LSLP sarebbe stata ridotta, che non è possibile provare a lavorare con tutta questo volume. L'altra considerazione che faceva il committente è che in realtà sì, la scheda riportava questa indicazione, ma gli edifici non sono vincolati, per cui non riusciva a capire come noi abbiamo lottato molto, quindi sicuramente non vi faccio vedere il progetto, vi faccio vedere solo la nostra strategia, che è quella di provare ad aprire la fabbrica, quindi farla diventare un pezzo della città, lavorando sulle connessioni, quindi sulle connessioni verso lo stadio, sulle connessioni al sud, verso la nuova parte della città, la connessione verso il parco. Quindi questa è l'immagine dall'esterno, che la fabbrica è molto presente, però lungo i bordi vedete che arriva per esempio sulla roggia con un muro cieco di confine, senza grandissima attenzione, quindi la fabbrica sta tutta qua dietro, quindi per noi una delle azioni principali è per esempio bucare la fabbrica da questa parte e aprire con un parco lineare che arrivi, ci dia la possibilità di portare le persone fino all'interno del tessuto, quindi fino al e prendere questo la fabbrica verticale, che è un edificio di 12.000 metri quadrati, quindi è un edificio di 12.000 metri quadrati che è attrezzato solo a nord e ha una manica di 18 metri, quindi il problema principale è trovare una funzione per questo edificio. E alla fine siamo riusciti a trovare una funzione che è educativa, per cui ci sarà una scuola, adesso l'università vorrebbe partecipare, quindi chiede di poter sostituire la scuola che avevamo previsto noi, di metterci una parte del campus di ingegneria, e ovviamente questo è un valore aggiunto, è una possibilità reale, perché se non ci fosse una funzione coerente con questo tipo di edificio sarebbe molto difficile non a salvarlo, ma a prorogare la sua presenza, perché è un edificio di grandissima qualità. E adesso vi faccio vedere solo alcune immagini che abbiamo sviluppato e che prevedono appunto come questo edificio all'interno, questa è la porta di carico scarico della fabbrica, come possa essere restituita a un uso più collettivo, aprendo ovviamente delle vetrate disegnate che si possono utilizzare la manica da 18 metri su 2 fronti e utilizzando tutta la parte del cortile come tessuto connettivo. La cosa interessante è che l'orografia cambia di piano, quindi del conto è in qualche modo una specie di barriera che separa la parte nord dalla parte sud in questo piano di differenza orografica, e per cui pensiamo secondo noi che il progetto avrebbe dovuto bucare questo edificio e il percorso pubblico sia attraverso l'edificio stesso, ci permette di connettere i due spazi proprio attraverso l'edificio. Quindi l'edificio sarà una scuola piuttosto che l'università, avrà queste intromissioni pubbliche, quindi il parco, tollerante con la ciclabile, lo attraverserà e ci toccando con le quote dei solari, ci consentirà di portare le persone da una parte all'altra. E perché abbiamo chiamato questo titolo di questa lettura che abbiamo fatto stamattina l'aggettivo Louisiana? Perché in realtà Louisiana è il manifesto di Louisiana Manifesto.
letto, non so se voi l'avete mai letto, comunque il 2005, era una cosa che scrisse Nouvelle. La Nouvelle fu invitata nel 2004, penso, al Louisiana Museum, che è quello fuori di Copenaghen, non so se qualcuno di voi l'ha visto. È un museo pazzesco, cioè Nouvelle dice il più bel museo che c'è al mondo. È un edificio piccolo, non di grandissima qualità, ma la cosa che lo rende super affascinante è la, diciamo, compartecipazione dell'architettura con il paesaggio. Cioè, c'è questa, diciamo, l'architettura si fonde con il paesaggio entra all'interno del fatto dell'architettura, le opere sono sia interne, si guardano da fuori, c'è una bellissima sala con l'uomo che cammina, i Giacometti da cui si accede dall'alto, poi si vede tutto, no? Cioè, il gruppo delle strutture di Giacometti, da lì poi si vede il laghetto che c'è fuori, è un posto meraviglioso. Lui viene invitato per fare una mostra lì dentro e da lì, diciamo, affascinato dal posto, dal luogo, dall'architettura, scrive questo manifesto. Adesso io ho preso alcuni, diciamo, non sono in ordine cronologico, sono alcuni punti di questo manifesto, che è poco conosciuto anche perché Nouvelle non è conosciuto per essere un teorico, no? Però tutti conosciamo la sua architettura, ma non tutti conosciamo i suoi scritti, eppure Nouvelle secondo me è un grandissimo teorico, no? Ci sono dei libri bellissimi, del dialogo tra lui e Jean Baudrillard, tra lui e Claude Parent, ci sono delle cose meravigliose. Quindi lui dice, ho estratto qualche punto, cioè di tanto in tanto l'architettura si sostituisce al paesaggio, lo crea da sola, però questo non è che un altro modo per cancellare il paesaggio. Quindi non lavora per il paesaggio ma lo sostituisce. E Louisiana è un po' il simbolo di questo combattimento, del piccolo e grande, quindi fra Davide e contro Golia, che oppone l'autore di un'architettura di situazione a quelli che vorrebbero approfittarsi invece di un'architettura di contestualizzazione. Questo è sempre il discorso scuola di tavola rasa, perché molte volte noi facendo tavola rasa perdiamo degli edifici che sono iper specifici e li sostituiamo con qualcosa che è del tutto ordinario. No? Adesso l'altra sera ho scritto un articolo su, cioè beh, facciamo un'istituzione di servizio dell'ENI, dell'ANCIP, che fu disegnata nel 1955 da Bacciocchi. Bacciocchi è un architetto che non si insegna all'università, ma è stato un grandissimo architetto, e lui nel 55 riceve Enrico Mattei l'incarico di disegnare le stazioni di servizio. Adesso non ci sembrava normale, ma al tempo non era una questione così conosciuta. E lui disegna 13 tipologie di queste stazioni. Alcune stazioni, tipo la più famosa è Garage Italia, che era trasformata da dei lucchi con Fontanacco, eccetera. Però quella è una, ma ce ne sono 13 di questi modelli che sono meravigliosi. E se voi provate adesso a fare questa operazione di, non so, raffrontare quel tipo di architettura, quindi con quel tipo di dettaglio, con quel tipo di diciamo, progettazione materica, eccetera, con un McDonald's, oggi vi troverete di fronte l'emblema di come noi abbiamo perso complessità. Cioè, noi stiamo andando verso una, diciamo, cultura materiale architettonica che è sempre più urbanata, no? Nouvelle invece fa esattamente nell'altra direzione, e questo manifesto è un testo, diciamo, che sottolinea questa specificità, che appunto è legata alla conoscenza. Noi non conosciamo le cose, diciamo, saremo sempre più, diciamo, ordinari in qualche modo. Adesso ve ne leggo solo alcune, perché io credo che siano particolarmente importanti, no? Come architettare, probabilmente è una traduzione un po' non così felice dal francese, insomma, è stare attenti al respiro di un luogo che è vivo, cioè alle sue pulsazioni. Facciamo pure agli architetti che si sentano esteti la cosmetica delle città vanitose, perché a noi interessa che tutto ciò che si inventa è imperfetto. Tutto ciò che si inventa non è, diciamo, così definito in maniera intervenuta, eccetera. E quello che ci interessa è appunto che esplorare è un dovere, perché, diciamo, fa parte
come contestare un luogo fa parte della sua evoluzione, e ecco, l'architettura sia vibrante in epoca rupestre, però mutevole di diverso. Queste sono solo delle frasi estrapolate di questo manifesto, non è così facile trovare la cultura, magari in rete l'ho tenuto notte, se lo volete leggere è un libro molto piccolo, secondo me è un libro illuminante, anche perché fatto e scritto da un progettista che non è notoriamente conosciuto per essere un teorico. I minuti che mi restano, provo a raccontarvi un progetto completamente diverso che fa sempre però parte questo discorso legato all'interspecificità e al fatto di lavorare con la preesistenza, si potrebbe dire. Quindi alcune volte, come diciamo prima, riusciamo a lavorare con gli edifici che sono preesistenti, ma l'edificio fa parte di un luogo, quindi per noi lavorare con la preesistenza significa anche lavorare con un luogo. Questa è una vicenda molto recente ed è una cartina vista, no? Sembra che negli ultimi anni tutti gli architetti devono avere un curriculum, una cantina, no? Se c'era un master, questa cosa. Noi non ce l'avevamo, in realtà. E la cosa, secondo me, curiosa, buffa, è che questo committente arrivò a me tramite un restauratore. Ha fatto business, sta operando vicenda, è un signore di 80 anni che faceva vino, nel senso aveva i vigneti, ma faceva vinificare. E due anni fa ha comprato l'ultimo lotto di terreno in cui c'era la ruga di una chiesa e dice vabbè, adesso mi faccio la cantina. E ha chiamato il restauratore, perché c'era la chiesa tutta dirocchiata, e il restauratore ha detto: secondo me per stare un progetto che cioè devi chiamare Napolo per fare questa cosa, qui lui mi ha chiamato un signore molto simpatico. Questo è Scanza Rosciata, è la più piccola di OCG d'Italia, è uno scanto di scanzo che è un passito a vacca rossa, se uno non ti esperto potrà fare, quindi questo è più o meno questo è molto buono, so che è molto buono, so che il principe Carlo ormai da Carlo cioè fa arrivare una cassa tutti gli anni e che la Pietro Parenti portò dalla Caterina di Udine, la Caterina Lazzarina, quando disegnava San Pietro. Quindi questa nostra committente ha questa casa, ha un maneggio, perché è suo figlio va a cavallo, quindi ha un maneggio, e ha questa è una conca bellissima, in questa conca ha dei vigneti. L'ultimo acquisto che fece qualche anno fa prevedeva, cioè, all'interno aveva diciamo, le ruggine di questa chiesa, è una chiesa del 600 che si chiama chiesa di San Giovanni dei Bossi, perché appunto la leggenda dice che qua ci viveva un eremita, passavano da tutti, questo era tutto un posto, ma questa chiesa era la parrocchiale di Scanza Rosciata fino all'inizio del 900. Poi la chiesa nuova fu costruita in alto, nella parte alta, e la parte bassa fu abbandonata. Quindi quando noi siamo arrivati, il primo giorno, questo è il primo giorno che abbiamo fatto il sopralluogo, la chiesa era questa, e lui mi disse che voleva fare la cantina dentro, però io non sapevo niente di cantina, ma mi sembrava strano, cioè mi sembrava abbastanza difficile, cioè anche diciamo, dal punto di vista tecnico molto difficile realizzare dentro. Quindi guardando l'orografia a me sembrava subito che la cosa migliore fosse realizzarla diciamo, in una direzione diciamo, contrapposta, da cui però cominciare a costruire un luogo. Cioè, la costruzione di questa cantina non sarebbe stata finalizzata in sé la cantina, ma la costruzione di tutto un luogo. Questo luogo è un luogo nuovo, che però, secondo me, insomma, doveva portarsi in eredità tutto questo racconto, quindi dei frati, del bosco, anche dell'esperienza dell'eremita. Quindi diciamo, forse è meglio costruire la vostra parte. Questi sono i primi schizzi che abbiamo fatto, per cui ovviamente avremmo dovuto scavare la montagna per quello che è un declivio,
ci sarebbe piaciuto molto che poi il vigneto potesse continuare sopra il tetto della cantina, e in qualche modo avremmo dovuto poi avere una parte più libera che cominciò a guardare, intravedere la chiesa, proprio per costruire questo dirupo. Quindi abbiamo proposto di scavare in montagna, che è questa, brutalmente realizzare una struttura prefabbricata, molto semplice. Costruire invece con una tecnologia in legno, quindi qua ci hanno aiutato gli amici di Noappa, come abbiamo fatto spesso, tutta una parte dello showroom, e poi integrare di nuovo in questo paesaggio. Quindi questa è la chiesa, questa è la cantina, quello che dobbiamo fare è costruire questo nuovo luogo. Questi sono alcuni render che abbiamo fatto all'inizio su come questa parte, diciamo, della cantina, che diciamo, si apriva verso la chiesa, poi avrebbe potuto vincere la differenza orografica costruendo una sorta di terrazzamento che può essere utilizzato per fare dei concerti, per fare degli incontri, anche come il fatto di Bangor. Quindi stavamo dicendo, come tempo privato, che alla fine noi dovevamo costruire un luogo che diventava un luogo un po' pubblico, no? E tutte le persone sarebbero potute venire qui e possono stare qui dentro, no? Cioè, non devono necessariamente, non è più proprietà privata, cioè è proprietà privata ovviamente, però secondo noi il valore culturale di questo luogo è tale che venga un po' meno la percezione dello stato privato. Cioè noi dobbiamo restituire un po' al pubblico anche delle, cioè, sono delle occasioni, faccio un inciso, quando avevamo 40 anni abbiamo fatto l'ultimo piano del Grattacielo Pirelli, e io avevo capito come, cioè, Gio Ponti aveva realizzato all'ultimo piano, in 129 metri d'altezza, una piazza pubblica di Belvedere. Questo era la sua restituzione alla città, altro in quel momento lui stava realizzando il quartier generale della Pirelli, non stava realizzando gli uffici di Regione Lombardia, no? Quindi il quartier generale di una città privata. Lui cosa dice? Decide che all'ultimo piano fa una piazza pubblica perché è la sua restituzione alla città dello spazio che gli ha sottratto al suolo. Sembra tutto molto facile, però da quel giorno a me è sembrato molto chiaro che noi come architetti abbiamo questa responsabilità. Cioè quando affrontiamo un progetto abbiamo in qualche modo il dovere e l'obbligo di restituire a tutta la collettività qualche cosa che abbia un valore aggiunto rispetto alle condizioni di partenza. Cioè noi, l'architettura è un'arte pubblica, noi non rispondiamo solo al nostro cliente, noi rispondiamo anche a tutti i cittadini che non ci hanno chiesto il progetto, no? Perché noi gli stiamo modificando le condizioni. E quindi io credo che noi sempre dobbiamo così provare a trovare delle occasioni per restituire al pubblico qualche cosa che faccia parte di un arricchimento di uno spazio culturale. Non l'ho raccontato così al nostro comitato in maniera diversa, però lui tra l'altro ci aveva chiesto un po' sapendo di dare sul vino, cioè, lui voleva quello e voleva una cantina con i mattoni e le volte, come le parole che una cosa con i mattoni, le volte, cantina, punto. Quindi noi gli abbiamo detto, beh, facciamo una cosa diversa, quindi costruiamo, diciamo, questo nuovo bacino, perché qui c'è un pozzo che era la sorgente dell'acquedotto del paese, quindi abbiamo preso questo pozzo, era ancora attivo, gli abbiamo fatto alimentare un laghetto, no, che poi finisce in questo rio, qui c'è la cantina, questa è la strada di servizio per la cantina, questo spazio pubblico di collegamento tra la cantina e la chiesa, e tutto lo spazio poi utilizzato come parcheggio per la ricevere tutte le persone che arriveranno. Quindi è un po' lontano dal livello della cantina. Abbiamo lavorato anche con il secondo step di questo progetto, che ci è arrivato dall'enologo, il layout. No? Quindi il layout dell'enologo diceva, beh, qui arriva qui il camion, se no qui non può arrivare il camion, su questo è
vetrata che facciamo di fronte alla chiesa, fuori dalla chiesa. E quindi, diciamo, sì, il nostro committente diceva, architetto, quante cantine hai fatto? Zero. L'enologo, quante cantine hai fatto? N, no? Quindi ho detto, sì, però lui non ha una sensibilità sul luogo. Per lui, cioè, questo sia orientato a nord, sud, est, quindi che sia una chiesa, che non ci sia uno standard, che ci sia qualcosa d'altro, è del tutto differente. Quindi abbiamo lavorato con l'enologo e abbiamo, diciamo, concepito, diciamo, questo nuovo layout per cui, diciamo, qui arrivano tutti i mezzi, questi mezzi poi passano nello spazio più grande che è una fruttaria, perché è un passito per cui deve appassire l'uva, quindi qui è dove l'uva viene messa dopo la raccolta per appassivare. Questo è tutto il processo produttivo e qui c'è adesso c'è una piccola cucina e alla fine questo è tutta la parte di showroom. Di nuovo lui non ce l'aveva chiesto il showroom, lui aveva una cantina per dotare il vino. E noi abbiamo continuato a mettere elementi e abbiamo iniziato il progetto. Quindi la prima cosa abbiamo iniziato lo scavo. Quando abbiamo iniziato lo scavo, il geologo ci aveva dato le sue prove che diceva che qua dentro c'era una percentuale di roccia, diciamo, compatta, una percentuale di roccia invece è sprotta a terra. Quindi, cosa ha fatto il nostro ingegnere? Un ingegnere bravissimo, quindi c'era roccia che dovevamo sostenere, aveva fatto un muro contro terra, no? Un muro pieno contro terra. Questa è una fotografia che ha fatto il mio amico Michele Bastardi, quando E quindi quando andiamo in cantiere lui fa questa fotografia e io mi accorgo che in realtà questo è molto diverso da quello che ci aveva detto il geologo, perché la roccia qui è assolutamente compatta, cioè non c'è nessun bisogno di fare un muro di controterra, soprattutto se io avessi fatto un muro di controterra tutta questa coppa, questa bellezza, poi è la ragione per la quale il passito di scanso ha queste caratteristiche, non sarebbe più stata possibile. Cioè nel senso io avrei fatto qua davanti un bel muro di cemento e non era contro terra che c'era la cantina, però tutta questa cosa non la vedo più. Quindi ho telefonato al volo al mio ingegnere, ho detto guarda, io vorrei togliere il muro di controterra perché vorrei vedere la roccia. Togliamo il muro di controterra, questo è la parte del prefabbricato e il muro di controterra, diciamo, sostituiamo con una serie di pilastri e ci mettiamo una trave che faccio dalla bordo, quindi mi prendo la terra superiore. Ma se io faccio una serie di pilastri, questo mi dà la possibilità, cambio il progetto del fabbricato, faccio le trave da qui dentro, ho la vista sulla roccia. Tutto questo ovviamente in una parte pubblica non sarebbe mai stato possibile, non potevo cambiare il progetto così, cioè in due ore, cioè chiamando tutti e questo viene a fare le cose che invece abbiamo fatto. Abbiamo cominciato a costruire la cantina, quindi qua arriva la parte del prefabbricato, vedete la differenza di quota che ovviamente è la fotografia del terreno diversa, poi viene tutta riempita dalla terra. In questa foto invece c'è da tutta la parte in legno che il mio altro ha realizzato con la doppia pittura, inizialmente molto molto bello. Qui è quasi finito, per cui si vede, diciamo, questo oggetto di cemento che è la parte della cavea, diciamo così, di questo spazio pubblico che sta andando a congiungersi con la chiesa. Qua si vede tutta la parte nuova del lago che è stato aperto, si vede già una parte di terra che è stata riposizionata sopra. E la cosa bella è che l'anno scorso, adesso per me non è ancora finito oggi, cioè mancano due settimane per la chiusura di tutta la pelle del Cortena, però l'anno scorso vado alla cantina, che per me era un cantiere, e ci vedo tipo 200 persone che mangiano, cioè era già aperta. No, cioè di solito le cose che vedete qua sono posizionate, tutto il porfido è ancora posizionato qui, non è ancora stato posizionato, cioè un cantiere, no? E la cosa interessante è che noi architetti di solito facciamo queste fotografie perfette il giorno dopo la chiusura dei lavori e poi non ci andiamo più. Secondo me invece bisogna sempre ritornarci, perché lo scopo dell'architettura è di essere abitata, no? Quindi l'architettura deve poter funzionare anche quando è in uso, cioè non
va bene che noi facciamo le fotografie, le pubblichiamo senza persona, perfette, vive, e poi dopo un anno che è aperta, è un disastro. Questa cosa l'aveva fatta Boeri, quando era stato direttore di Lotus, mi ricordo, aveva fatto dei numeri che si chiamava post occupancy, cioè andavano a indagare gli edifici un anno o due anni o tre anni dalla loro apertura. In questo caso per noi è un pre-occupancy, perché è occupato prima di essere finita. No? Quindi questo è tutto lo spazio dello showroom. E questo, vedete, si intravede tutta la parte della roccia che è completamente illuminata. Questo è sempre il nostro pre-occupancy, quindi non so se lo vedete, però qui prima tra il curtain, quando lo wine, manca tutto il rivestimento, qua manca tutto il rivestimento, la parte diciamo sul retro è già stata piantumata, quindi una parte del vigneto è già stato messo a dimora, adesso viene messo a dimora quest'altra parte del vigneto e tutta questa parte viene inverdita e il corteo poi chiuderà, mascherà tutta la parte delle attrezzature su questo. Tutto questo per dirvi che in questo progetto noi abbiamo restituito al nostro committente una cosa che lui a dire la verità non ce l'aveva chiesto, no? Cioè quella è una cosa assolutamente privatistica, noi gli abbiamo restituito uno spazio pubblico di cui lui adesso è veramente felicissimo, infatti con tutto dentro si fanno corsi di yoga adesso, cene, workshop, quindi a lui gli sembra un mondo, cioè per suo figlio adesso ha un altro spazio, quindi non si occupa più dell'azienda, ma si occupa di questo, cioè è completamente cambiata la visione. A me la cosa che piace tantissimo è che lui, che è una persona che ha più di 80 anni, che comunque nel suo lavoro è stato bravissimo, che ha avuto un sacco di successo, è una persona assolutamente curiosa, quindi all'inizio non capisce bene, ma poi ti segue perfettamente, e vedere il suo entusiasmo adesso è veramente una cosa che mi riempie di gioia, mi fa molto piacere. Vi racconto questo aneddoto perché mi ha fatto molto ridere. Un giorno il mio amico fotografo sempre mi dice: ma sai cosa dice il committente? Dice: io ero lì così, è arrivato un cliente che veniva a vedere, la cantina, è stato bellissimo, così dice: ma chi è che te l'ha fatta questa cosa? E lui dice: me l'ha fatta Piantelli, mi ha detto. E lui dice: ma chi è? No. E dice: una dall'allievo di Tobias Scarpa. E lui dice: chi è Tobias Scarpa? Uno bravissimo allievo di Paolo Rocchi. In due generazioni io sono passato a essere nipote di Pallati, quando l'ha raccontato via morire da ridere su questa cosa. E per lasciarvi oggi vi lascio con una cosa che l'abbiamo sentita anche nella mostra, e che per me è una cosa molto forte, così una specie di contributo che vi lascio. Questo è una citazione da Luigi Ghibli, quindi la mia passione per la fotografia la si è vista, credo che si è capita. Questo è un pezzo di Luigi Ghibli pubblicato in Paesaggio Italiano. Io non ho fatto nient'altro che prendere questa frase di Ghibli, ho tolto fotografare, l'ho sostituito con fare architettura, ho tolto fotografo e sono stato architetto. Per me, per il resto, funziona perfettamente, quindi non avrei bisogno di cambiarlo. Quindi, sostanzialmente, Ghibli diceva, alla fine fotografare, dice, tutti siamo impegnati a fare questa foto meravigliosa, quella perfetta, quindi no, andiamo lì e poi facciamo una foto e abbiamo la pretesa che quella foto racconti tutto, no? Ma a dirla la verità, quella foto non racconta nulla, cioè racconta un momento su M di una complessità di ruolo che non può essere, diciamo, asciugato da un'immagine. Noi architetti oggi tentiamo di fare la stessa cosa, vogliamo avere una foto da pubblicare, che di solito è fatta col drone adesso, un po' dall'alto, no? Deve essere perfetta, un po' emozionale, anche quella, va, la vendiamo e tutti si ricordano di quello. Nessuno sa esattamente come qua uno spazio quando lo visitiamo, che cambia, perché cambia la luce, eccetera. Quindi
ieri diciamo, a me interessa di più non lavorare con una foto, lavorare con una sequenza di foto, no? Per vedere questo posto come cambia. E a me, se io tolgo il fotografo, ci metto l'architetto, ricopio questa sua idea e mi piace di più lavorare con uno spazio che è molto più complesso, che non ha un fronte, non ha una vista particolare, ma ha più viste, perché noi ci muoviamo, cioè siamo un corpo, ci muoviamo nello spazio, quindi la nostra percezione di luogo cambia costantemente, cambia a seconda della luce, ma anche la posizione in cui sono io. E quindi questo fa sì che in qualche modo diciamo, l'idea artefatta di raccontare sempre tutto con un disegno, con uno schizzo, con una fotografia, quindi con un'immagine, è troppo semplificata, perché il nostro lavoro è un lavoro molto più complesso, e appunto se abbiamo diciamo, l'idea di restituire al pubblico qualche cosa con un valore aggiunto, secondo me abbiamo anche il dovere di diciamo, indagare delle cose che sono molto più sofisticate e sempre meno ordinarie. Grazie.